Bentornati o benvenuti in un nuovo video. Come promesso vi porto dopo un po' di tempo il test di questa macchinina FPV. Ho fatto due test, uno sul circuito, quindi dentro casa, e uno fuori, quindi sull'asfalto. Sull'asfalto ho avuto qualche problema perché è piccolina, pesa poco e quindi saltellava un po' di qua e di là. Però sono molto soddisfatto di come è risultato questo progetto. Ora non mi dilungo oltre. Vi lascio il video. Buona visione. Per la prova su circuito ho racimolato cuscini, scatole, valigie per formare una sorta di tracciato da percorrere con la macchina FPV. Mi sono sistemato con il visore e il telecomando in un punto dove il segnale video arrivasse senza problemi. Diamo inizio alla prova. Per la prova su strada ho preparato lo zaino con all'interno il visore, il telecomando e la ricevente FPV e ovviamente anche la macchinetta. Poi mi sono spostato in questa strada dove ho eseguito la prova. Mi sono appostato in questo muretto, così da avere tutto il rettilineo per testare il range video e del radiocomando. A differenza della prova che ho fatto dentro casa, qui l'asfalto ruvido si fa sentire. Con un minimo movimento dello sterzo la macchina, con i piccoli balzi, gira tantissimo. Questo rende più difficoltosa la guida, ma anche più divertente. La trasmissione video non ha avuto grossi problemi. Solo durante la curva con i palici ben formato in mezzo tra me e la macchinina, ho fatto fatica a ricevere il video. C'è da considerare però che non ho delle antenne di alta qualità che avrebbero ovviato sicuramente a questo problema. E qui, sorpresina, la macchina non andava più avanti. Da lontano si sentiva un brutto rumore. Eh sì, sono probabilmente gli ingranaggi andati. Ora incominciamo a smontare la trasmissione per controllare cosa è successo. Come prima cosa scegliamo la punta corretta per il nostro cacciavite. Dopo aver smontato le 6 viti che tenevano chiuso il gearbox, possiamo iniziare a rimuovere gli ingranaggi. Questo primo ingranaggio sembrerebbe ok, tutti i denti sono come nuovi. Ora dobbiamo smontare altre due viti per arrivare alle restanti ruote dentate. Anche questo ingranaggio è ancora intero, ma e anche gli altri due lo sono. Ho notato che il motore non è fisso in posizione, ma si muove su e giù, quindi è quello che vi impedisce il corretto contatto con gli ingranaggi. Ora rimonto il tutto. Per risolvere questo problema basta inserire uno spessore tra il motore e dove si appoggia, così da farlo restare sempre in posizione.
Questo progetto lo reputo riuscito. È una macchina FPV molto divertente e può andare quasi ovunque. La telecamera FPV, pur essendo molto economica e di soli 25 mW, ha un buon range di trasmissione. Il telecomando non sono mai arrivato a perdere il segnale, quindi direi ottimo. Per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi e lasciare un like se il video vi è piaciuto. Alla prossima! Ehi, non dimenticatevi di andare a vedere come ho costruito questa fantastica macchinina. Vi lascio qui il video, non perdetevelo.